Allora, 2 anni fa ci eravamo occupati dei progetti di privatizzazione della gestione dell'acqua a Palermo. Eravamo stati anche nei padiglioni occupati del famoso quartiere Zen, dove l'acqua invece non era fornita né da un'azienda privata né dal comune. Tu saresti l'amministratore? Sì, sì, sì. Invece, il capo è lui. Il capo è lui. Però dietro c'è il ragioniere. Ma quindi tu rilasci regolare ricevuta, ricevuta. Signora, lascia la ricevuta. Sì, sì. Ogni mese ci danno la ricevuta. Quanto paga, signore? 13 euro. E perché cosa fa? L'acqua, le pulizie, tutte cose. Voci di pizzo, di cose per l'acqua. No, pizzo! Pizzosella vai, della di fronte. Ci sono i pellini a Pizzosella. Ascolta, è vero che qua a Palermo c'è il discorso del pizzo. Ma fai, come chiedo un pizzo discorso... di questo? Guarda quanto, è più grosso di me. Il discorso non è quello. Il discorso è che se uno non si autogestisce in un padiglione di questo e si va all'offbando con tutti, siamo portati poi ad andarcene tutti. Però siete entrati praticamente abusivamente, occupati, sì, 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 okay, perché non c'era niente, né acqua né luce, non c'era niente. Io ho dovuto mettere porte, finestre, tutto, perché mancava tutto, no, anche servizi sanitari. State aspettando l'assegnazione, sì, legale. Sì, ma il Sud Casapola ci dice sempre che ci vuole il contratto dell'acquedotto. Però l'acquedotto non vuole fare contratti. E perché non c'ha l'accesso. Se non avete questo contratto, quindi rimaniamo sempre così. Non avere l'assegnazione della casa. Appunto, rimaniamo così. Avete fatto degli allacci abusivi? Esatto, sì. Ecco. Ci siamo arrangiati un pochettino. Ci siamo arrangiati da sole, mi ci metto pure io. Noi, la nostra associazione, ha fatto una domanda all'acquedotto per avere allacciata l'acqua, gli è stato risposto che non era possibile e noi ci siamo regolati come tutti gli altri condomini. Tutti comprano l'acqua. Quindi comunque voi pagate 60 euro al mese di acqua, di acqua che compriamo per bene. La compriamo di là e non la paghiamo di là. Si danno l'acqua come Dio comanda. Noi evitiamo questo e paghiamo quello. Perché queste non erano case, erano topaie. Loro dicono sempre che qua c'è la mafia, ci sono le persone che fanno dei danni, non possono entrare, sono tutte chiacchiere. Dobbiamo aspettare sempre che un domani vengano e dicono le case non sono più vostre. Non avete il contratto, dovete andare via. E poi quello che ce la sa a casa. Tu ce la lasci. Allora io, ricca, me ne vaio! La signora abita sempre lì. Era l'estate del 2006. Queste persone avevano occupato abusivamente, ma il comune era disponibile a fare il contratto d'affitto, a patto però che esibissero la bolletta dell'acqua. Bene, sono passati 2 anni e sulla gestione della fornitura dell'acqua al quartiere Zen di Palermo ha indagato anche la magistratura. Fabrizio Lazzaretti è tornato là. Cominciamo da Palermo, dove la polizia ha messo le manette a 20 affiliati al clan Lo Piccolo. Imponevano il pagamento del pizzo anche agli inquilini delle case popolari dello Zen. 11.050 euro, ecco il pizzo riscosso nel Natale 2004 allo Zen. Risulta dalla contabilità trovata al boss. Pagavano tutti, i picciotti offrivano protezione ai commercianti, luce e acqua agli inquilini delle case popolari. Chi si rifiutava rischiava di restare al buio e con i rubinetti asciutti nei padiglioni del quartiere dormitorio alla periferia di Palermo. Ecco la mafia del boss Salvatore Lo Piccolo, emerge dalla nuova inchiesta condotta dagli investigatori della squadra mobile. 20 le ordinanze di custodia cautelare, 17 notificate in carcere, 3 nuovi arresti. Francesco Di Blasi, Antonino Ciminelle, Gioacchino Pensabene sarebbero 3 esattori del pizzo. Siamo tornati allo Zen i giorni seguenti agli arresti. L'abbigliamento, le facce, gli sguardi che abbiamo trovato sono gli stessi di 2 anni fa e non sembrano affatto turbati. Qualcuno vi viene a chiedere dei soldi di prepotenza? Quando vi c'è di sovicchiarea? No. Hai visto? Che cos'è questo? Dobbiamo solo parlare perché i giornali dicono che qua le persone pagano il pizzo. Quale pizzo pagano? Ma che pizzo è pizzo che manco possono mangiare i cristiani qua? Pagano il pizzo di che? Pagano lo spazzino, la manutenzione della luce, la manutenzione dell'autoclave, questo pagano. Ma non viene nessuno a minacciare qua le persone, che stiamo scherzando. Lei, senta, ci monta una pistola per ne scegliere i piccoli ogni mese. Uè, chi ti dice se? No, perché qua si avvicina, ci hanno fatto una domanda e dice qua i pendenti hanno fatto la dichiarazione che qua le persone pagano il pizzo dell'acqua. Ma quale persone? Signora,
Ma quale pezzo? I pentiti dicono più che altro. No, ma i pentiti possono dire che Cristo muore. Se dice Cristo, si ci può dire Cristo. Cristo, guarda. Dite su come i babbaloci, che se ne c'è una cosa c'è la canina. Guarda, dici alla signora se ci puntava la pistola per... Ci puntava la pistola per uscire solo. Hai visto? Niente pizzo, dicono i residenti. E per le associazioni di volontari che lavorano nel quartiere, non è questo il punto. Acqua non ce n'è. E il comune non la mette, ma gli abitanti come dovrebbero stare qua? Se qualcuno si organizza, ha organizzato e prende l'acqua e la distribuisce e viene pagato con una misera cifra, io non credo che ci sia niente di criminale, anzi è vissuto dagli abitanti come un servizio. E andiamo a ingrandire questa cosa, che se anche fosse, che no, proprio lo dico così, dovessero dare qualcosa, fossero stati costretti, ma sono dei poveracci. Non è normale pensare che Cosa Nostra viva delle 15 euro a famiglia, ci vivrà, forse ci vivrà, piuttosto che per il lavoro che fa si autopagherà chi gestisce materialmente i servizi nel padiglione. Cioè, sotto certi punti di vista sbagliatissimo, perché lì ci deve essere lo Stato. Però, ripeto, se non c'è, qualcuno si deve sostituire. Cioè, non è che hai grosse alternative. O c'è lo Stato, oppure c'è qualcun altro.